Prossima fermata Europa. Il progetto interdisciplinare messo a punto dalle classi seconda C, D, E della scuola secondaria di primo grado Mussi di Miccoli di Barletta si coniuga con un percorso di crescita, di consapevolezza, di formazione e di educazione alla cittadinanza europea. Il 2017 sarà l'anno dell'Europa nelle scuole, del 60° anniversario dei Trattati di Roma, e la dirigente scolastica Rosa Carlucci, i docenti e gli studenti, con impegno, entusiasmo e motivazione, hanno organizzato una grande mostra e una grande festa con l'intervento dell'europarlamentare Elena Gentile, accompagnata dalla consigliera comunale Giuliana D'Amato. La prossima primavera festeggeremo un anniversario importante con una riflessione utile, necessaria, per incoraggiare il percorso dell'unità di questo continente, minato purtroppo ancora una volta dagli egoismi nazionali. Insomma, l'Europa che ha favorito la caduta dei muri oggi assiste alla scelta di alcuni Stati membri di riproporre il tema della separazione e dell'esclusione. Invece noi vogliamo promuovere, anche attraverso alcuni strumenti, Erasmus appunto è uno di questi, la cultura della convivialità delle differenze, e noi siamo in una terra dove la convivialità delle differenze, diciamo, è di casa, è nel DNA, è nella genetica dei pugliesi. Il progetto alla Mussi di Miccoli proseguirà con la seconda fase, la partecipazione al concorso Welcome Europe, con la realizzazione di un video o di un album fotografico. I paesi dell'Europa cosa hanno in comune con noi? Quali sono i loro gusti, i divertimenti, i modi? Hanno prodotto i loro lavori nella semplicità che li caratterizza, ma non meno seria questa iniziativa. E quindi questa giornata è dedicata a loro, a questi bisogni. Ci sarà poi una seconda fase del progetto? Sì, più in là andremo a concretizzare l'altra fase del progetto, nella considerazione anche degli anniversari importanti che caratterizzano questo percorso. Quindi il progetto andrà ad esplorare proprio il paese Europa, le possibilità di concretezza di un'unione effettiva, esaminando anche se in maniera semplificata quelle problematiche che sono ostative a questo progetto che diciamo, ha incominciato effettivamente nel 57, ma che è ancora lontano da essere concluso.